E vai! Oh, ma sei impazzito? Che gridi? Mi hai fatto spaventare! Dai, ho dato l'ultimo esame! Veramente? Sì! L'ultimo esame, quanto hai preso? 30! Madonna, mo ti manca... Ti manca solo la tesi? Soltanto la tesi, e ho finito. Madonna, Chicco, mi sento male, veramente. E cioè... poi mangiansi oggi, perché Rita mi ha poi invitato a pranzo. Veramente? Yeah. Ci ha invitato a pranzo? Oh, no, mangiansi anche noi. Alta, ho detto mi ha invitato, non ci ha invitato. Vabbè, però dillo, ci inseriamo, ci stiamo in mezzo. Che è successo? Ora non me lo far pensare, perché sono arrabbiato. Per inseguire a questo deficiente, ho preso il pullman. Cioè, hai avuto ammazzato sul pullman? No, ho preso proprio il pullman in faccia, ho girato all'angolo, non l'ho visto, ho preso il pullman. Proprio... Billy, fammi mettere un po' d'acqua. No, ma che scherzi, troppo... l'acqua? No, puttici fino nel bozzo, ora ti metto io un prodotto mio. Oh, che è successo? È nulla, è andata a schiantarsi contro l'autobus. Contro che cosa? Contro l'autobus. E come hai fatto? Chieda al genio qui presente, chiedi. Come ho fatto? Guarda lì. G8, Luigino! Ma che stai facendo, Shagan? Sto giocando con Luigino. Ma se non c'è nessuno? Come non c'è nessuno? Billy, tu lo vedi? Ecco, dai. No, non c'è nessuno. Oh, ma questo è due cecati. Ehi, hey Billy, non è che una cosa medica qua, queste cose mi danno fastidio, medicina. Paolo, è tutta roba naturale questa qua, questa la usano i beduini in Africa. Che è un estratto di erbe? No, lei è saliva di cammello. Chi la assaggia? Oh, se non mi credi, assaggiala. F5! F5, affondato. Oh, non rubare. Mina, che dici, piaceranno i budini a Chicco? Di a Rita che io con lei non parlo più. Rita, ha detto Mena che lei con te non parla più. Ma da me che vuoi se Winnie si è innamorato di me? Senti, di a Rita, di starsi zitta, perché sennò le arriva un mattarello in testa. Dai, Mena, stai calma, prendila con filosofia, almeno adesso hai capito che quello non è l'uomo per te. E quello lo chiami uomo, uno che si innamora di Rita lo chiami uomo. Madonna, ma se si è girito là così in testa. E basta, non potete litigare per un ragazzo così, finitela. Che vuoi da me? Voglio vedere a te, se qualcosa con la banale che ti porta appresso si innamorò di Rita o di me, tu che fai, eh? Madonna, guarda, fra le due non saprei chi scegliere proprio. In che senso? No, nel senso che, volendo bene a tutte e due, non saprei a chi darlo, non saprei chi scegliere perché vi voglio bene, no? Ci vuole bene. Assai. Oh, il citofono. Non è il citofono, mica è lo stomaco. Lo stomaco? Ma pure a te, io c'ho una fame incredibile, wow, mi sto scattando. Pure tu? E andiamo a mangiare, dai. Papà, non c'è niente, che devi mangiare. Sennò da mo' che stiamo mangiando. Vabbè, io mica, fatti venire una soluzione, ti prego, dammi qualcosa da mangiare, un ma pezzo di cosa. Ma che soluzione? Come dobbiamo fare? C'è nessuno, no. Ecco, ho trovato! E Gito, c'è un sacco di scorte. L'idea del genio della lampada, e lo so che c'è un sacco di scorte, e che dobbiamo fare? Come le prendiamo, scusami? Vabbè, che ne so, possiamo... Fischi. Lo chiediamo al nipote. Quello è un babbione, dai, sì, ce le dà. Gli diciamo, ci dai le cose da mangiare di tuo zio? Mica, non ce le darà mai. Ma è chiaro che devi trovare una formula. Diciamo, è venuto a trovare Paolo, la sorellina. La sorella che sta male, ha 2 anni. Sì, sì, e io non c'ho sorelle. Chi è che deve venire, Michè? Vabbè, è chiaro, me lo sono inventato, però, ci trovo una soluzione. No, non ci crederà mai, Michè, Focuso pure ci crede. Non so che fare. Opa, il citofono. Ancora? Ancora questo citofono? È lo stomaco! Complimenti, zio, sei grandissimo! Sì, va bene, non ti chiamo zio. No, non è successo niente, tutto tranquillo. Sì. E quando torni, zio? Ah, va bene, allora ti aspetto. Ciao, zio, ciao. Ciao. Sì. Bravissimo, zio. Bravo, zio. Ah, ciao, Alfonso. Ciao. E tuo zio Gidio? No, mi ha appena chiamato, sta tornando.
Senti, mi servirebbe un favore, non è che c'hai una siringa a giro? Sì, sì, ce l'ho, sì, ma perché? Perché ti serve? No, per Lucia, gli devo fare l'analisi. Ah, ho capito. E chi è Lucia? La micozza, Lucia. Ah, ho capito. Gli devo fare l'analisi. Ho capito, un attimo solo che controllo, Allora, il lacemostatico, la garza, la cosa... Eccola qui, la siringa, siringa, siringa. Ah, ok, ti ringrazio, senta, ciao. Bravissimo, zio. Zio, Lucia. Che onore, che onore. Rita, grazie del pranzo. Solo che mi hai fatto venire una pancetta, mica ce l'avevo questa. Ti è piaciuto il budino? Guarda, buonissimo! Una prelibatezza unica, squisito. Poi io impazzisco per il budino all'arancia. Mm. Chicco, era la vaniglia. Vabbè, mi sarà rimasto il sapore della frutta in bocca, sai com'è. Mm. Senti, Chicco, scusaci per prima. Cioè, non volevamo prenderci a botte, ma è che mena, non riesci a capire che mi sono fidanzata con Winnie. Nemmeno io. Che hai detto? Non ho capito. No, niente. Ma adesso come ti senti, ora che ti sei tolto tutti gli esami? Ah, guarda, io mi sento proprio leggerissimo. Proprio la sensazione di essersi tolti un macigno, una cosa... Ah. Però meno male che ce l'ho fatta. Senza i miei tutor proprio non ce l'avrei fatta da solo. E adesso che intendi fare? Guarda, adesso innanzitutto mi devo laureare, devo dar la tesi. Poi comincerò a cercarmi un lavoro come si deve, bello gratificante. Ma perché non ce l'hai già un lavoro? No, è un part time quello. Però Chicco, non mi hai mai spiegato che cosa fai tu? Non te l'ho mai detto? No. Faccio il responsabile amministrativo. Ah, fai le fotocopie. Appunto. Ehi, Alfonso. Ciao, sono Michele. Senti, abbiamo un problema serio. C'è la sorellina di Paolo che è venuta a trovarci. È piccola, ci avrà due anni e mezzo, un anno neanche. Che ha fame, sta male. Noi non abbiamo niente. Ci puoi dare qualche cosa? Com'è che non ci credi? Ehi, mo ti do lo sbianco, Aspetta, rimani in linea, aspetta un attimo. Ehi, vuol parlare con la bambina? Alfonso. Pronto? Signore Alfonso, ho fame. Assai. Tanto. C'ho la bua al pancino. Mi ha detto Michele che tu mi dai da mangiare. Assai. Va bene. Ciao. Allora possiamo venire? Senti, due chili di spaghetti più o meno, pomodoro assai, vedi la birra, il vino, l'acqua, tutto quello che... viveri, a volontà, perché la bambina ha abbastanza fame, benedico. Ciao, ok. Ciao. Che ha detto? Ha detto che va bene. Madonna, Michele, sei un mostro, sei un genio, lo sapevo io. Perché fai quella faccia? Non sei felice? E vuole vedere la bambina. Vuoi vedere la bambina? Madonna, come facciamo? Madonna. Vedi chi ti ha portato? Oh! Ciao, bella bambina! Ciao! Come ti chiami? Antonella. Paolina. Ma come si chiama? Grande, si dice, non grosso. Sono così, sono normale. E senti, e tuo fratello dove sta? Sta facendo la cacca. Ah, meno male che ci sono io. Altrimenti come facevi a mangiare oggi? Meno male che ci sei tu. Come facevamo a mangiare? Senti, la pasta dove sta? La pasta sta qua, un momento solo. Devo chiedere delle notizie alla bambina. Senti, fammi sapere una cosa. Ma come mai hai la barba? No, non si fa la barba. Vedi, mo, si mette a piangere. È un morbo brutto, è una malattia grave. Questo. Ah, ho capito. Vabbè, però somigli tutto a tuo fratello, chissà come mai. Perché, sì, somiglia proprio a sé al fratello. Sono uguale. Sono bella. Bella. Ho capito. Sei bella. No, non la toccherà, sai che si nervosisce. Ah, ho capito. Perché è pericoloso. Alfonso, hai visto che tuo zio è diventato campione del sì, mondo? Sì, zio. L'ho visto al telegiornale, è bellissimo. Bellissimo mio zio, che onore. E quando è che torna? Dovrebbe tornare a momenti, anzi, lo stavo aspettando. A momenti? Ce ne andiamo, perché ha fame la bambina, pasta. Ah, vabbè, momento, ti do la pasta. Che? Grazie, buon appetito. Andiamo, andiamo. Senti, a tuo zio non dire niente che sei la bambina. E poi facciamo una sorpresa. Ciao. Vabbè, che bella bambina, ma che simpatica. Ciao ragazzi. Ciao.
Saluta. Oh, ragazzi, mi sono mangiato un ricchissimo piatto di pasta, bellissimo. Io ho ancora gli spaghetti intasati, forse perché sono più lunghi. Non so che non mi ricordavo così lunghi gli spaghetti, me li ricordavo corti. No, Paolo, i nostri spaghetti sono più corti. Perché i nostri sono più corti? Come perché? È chiaro, perché noi li spezziamo. Spezzano. Perché si spezzano gli spaghetti? Si spezzano perché così durano di più. Un pezzo li mangiamo oggi, un pezzo mangiamo domani. Ho capito perché non ho riconosciuto il pomodoro allora. Perché tu mi dici di passami il pomodoro. Perché l'ho visto tondo, invece noi lo facciamo a cubetti, a fettine. A fettine. Come se fossero carote. Vedi, vedi le cose che uno impara. Hai visto? Ah, ci sta da mangiare per un mese, eh? Ah, un mese? Due mesi, scusa, mo l'ha detto, facciamo tutto a metà, facciamo il pane a metà, il vino a metà. Possiamo anche fare l'acqua. Scusa, Billy, una cosa, che casella è questa? E quella è la G9. G9? Ah, allora non mi ha affondato, l'ha presa in giro. Che io? Come che? Luigino! Quello è convinto di avermi affondato. Ma quando si impunta, quello. Ma che tipo che è questo? Stavo pensando a ridere quello. Pazzo completamente. Oh, ma Chicco? Dov'è? Da Rita. Mo, già me lo immagino quello. Sul divano, sdraiato, col caffè profumato sotto al naso. Bello, rilassato. Oh. Mollami, Chicco, mollami. Lasciami. Lasciami. La vuoi piangere? Ehi, la vogliamo finire? Ti vuoi sedere? E io basta! Ci avete fatto! Oh, ma è possibile che due ragazze garbate come voi debbano fare ammazzate? E avete scocciato, porca miseria! Uffa! Sai che ha fatto? Ma ha fottuto il guaglione! Sì, ma Winnie non ti ha mai voluto a te! Buono! Guarda che se non esistevi tu, Winnie voleva solo a me! Ma io esisto alla faccia tua! Ancora per poco! Ehi, calmati! Tu questo fatto ormai lo devi accettare, te ne rendi conto? Io non accetto proprio niente, Chicco! Ma perché? Sono cose che accadono e vanno accettate. Sì. Oh! Sì, la tua amica se ne va in camera col tuo fidanzato e lo bacia! Perché, scusa, ha cominciato lei, non lui? Certo, lei ha cominciato. Ah, e allora dillo prima, allora cambia tutto. Allora, ma la puoi storpiare, puoi fare quello Chicco, che vuoi. Ma sei un infame, ti ho offerto anche il pranzo. Posso? Prego, accomodati, vai. Scondala, vai, braccio sinistro. Mina, mina, vai. Vai, forte. Un cazzotto in fronte, qua, vedi. Alfredo, è stato emozionantissimo. Proprio una cosa che è mondiale. Quando hanno suonato l'inno di Mameli, guarda, l'inno di Mameli a me non tanto, ma l'inizio. Vado a chiangere, come un pusnero, la riusciva a contenermi, la lacrime, la cascata, proprio, la già, bagnata. Ero lì, tremebondo. Che? Bentornato. Bentornato, ma dovete stare tutti preoccupati. Complimenti, ho sentito, campione del mondo. Ho stracciato l'americano, 5-0, l'ho distrutto, rispondevo io alle domande sue. Vado alla fine il giudice, inginocchiate, Egidio, world best. E gli dice, lui sapia chi è. Ma che bella divisa, è nuova! Eh sì, nuovissima, questa... La divisa e come campion... mai? Già pronta, te l'hanno già data! Oh, Margherita, mi stai salendo, stai calma, Cicco, questa è la divisa che è del campione del mondo in carica, la devo tenere per forza, è rossa, a me un rosso non mi piace, però gli altri hanno forza. Questa è quella, questa, mi avevano già preso le misure, da tempo in memoria. Dice che sappiamo che dovevi vincere. Dammelo su. Chiaro, era tutto pronto. Insomma, piuttosto qui, com'è andata la situazione? Beh, veramente, io sono andata a trovare i ragazzi e loro mi hanno detto, Margherita, stai tranquilla. Aia, stai tranquilla, Margherita, e i domi agitati. Qui c'è da agitarsi. Questo beh, veramente, sai, ho sentito una voce, la sorellina di Paolo. Lo sapevo! Margherita, Paolo non ha una sorellina. E io così ho sentito. L'hanno cambiato qualche cosa, Oh, sapevo, io mi sentivo agitato. Ho detto a Clinton. Sta succedendo qualcosa, non capisce. Piano. Rita, però la dovete finire di fare ammazzate per Winnie. Guarda come sei combinata. Che vuoi da me? Quello è stato quell'infame di Chicco. Mo vedi la prossima volta che vieni a pranzo che faccio lo avveleno. Sì, vabbè, ma mo come ti senti? Meglio. Vedi che ha chiamato Giusy. Rimane a dormire dallo psicologo. Perché? Non lo so, mentre me lo stava raccontando è svenuta. Ehi, per piacere stati calma. Sei calmata. Guarda come l'hai combinata. Guarda che l'hai fatto.
Ma ero venuta a chiedere scusa a Rita. Brava, così mi piacete. Oh, Rita, scusa, non ti volevo fare male, però. Non preoccuparti. Dai, facciamo pace. Pace, pace. Però potevi anche evitare di spaccarle la scrivania in testa. E mo dove studiamo? Oh, sì? Adesso mi tolgo le pieghe dello stomaco. Altre patatine fritte, ketchup, carne a buttare. Invece una bella dieta mediterranea, bella pomodoro semplice con la pasta, cotto tutto assieme. Schlum, non vedo l'ora proprio. Allora, le pelate. Ma dove ha messo? Sposta tutto. Sembra a toccare, cugagnolo, sembra a toccare. Scusi, la pasta? Isso, cosa? Butto, la soprassata. Manca la soprassata. Il formaggio, il cacio cavallo. Ah, forse ha messo tutto nel forno. Quella cucinata mi ha fatto la sorpresa, vedo una stella doccia andare a... Mare, ma che combina... Pina, Egidio, complimento al Paten, passami immediatamente Alfonso, tuo figlio. Ehi, maledetto, maledetto, dove hai messo tutto il materiale mangerecchio? La pasta, i pelati, fammi parlare, te zitto! La soprassata, mi manca la soprassata. Madonna, il caciocavallo, quello di Fossa, quello è rarissimo, ci tenevo. Come? A chi? A una bambina. Ma la sorellina di Paolo. Dimmi una cosa, descrivimi un po' questa bambina. Come? Le trecce e poi? Il beccuccio. La barbetta? Sì. Oh, ma dove stai sta piscina? Che me la mangi crudo, cruda me la mangio. Mamma mia, ragazzi, siete dei grandi. Grazie. Adesso avremo da mangiare per un bel pezzo. Guarda, avessi dovuto vedere il vestito da bambina. Era bruttissimo. Ma lo vedi, mo? Più brutto. Oh, brutto, 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 brutto. Oh, ma riferite allo specchio. No, Paolo, tu sei più brutto. Io sono brutto, però tu un po' fai schifo. Chi è? Ma vedi, sei tenendo. Apri. Oh, Egidio. Egidio! Siamo di là! Che dai, apri! Apri! Oh, Chicco, aiutami! Chicco! Bastardo, sei scappato! Un attimo! Michele, apri! No! Ho detto... Ciao, complimenti, Egidio. Complimenti alla Patan. Silenzio. Complimenti. Bravissimo, un campione del mondo impotente come... Chi? Allora, Michele? Dov'è la sorellina di Paolo? No, sta dormendo. Giro. Ah, sta dormendo? Sì, che tenera. Sì, ti volevo rinnovare i complimenti. Scommetto che Paolo non viene. No, Paolo è andato via. È uscito. È andato via. Sì, è guarda caso, Paolo non c'è. Ma vi trupecco, quindi di sorella. Combinazione. Guarda parte, ti spazio qua. Via, sit down. Sit down. No, è Giro, veramente, ti stavo dicendo questa parte importantissima. Stai zitto, mi tacere. Allora, dov'è questa teneruccia qua? No, Volevo dare un bacino. Ma i bambini non vanno. No, proprio dare un bacino. Devo baciarlo. No, Egidio. Sento proprio la voglia di baciare. No. Stai zitto. Allora, bambina, come stai? Come? Ciao, come stai? Sta dormendo. Sta dormendo. Sta dormendo la bambina. Quanto è bene. No. Fa male la bambina. Mi spazziamo adesso. No, no, no. Adesso, Egidio, Le costolette. Vediamo, respira. Non respira più. Si è asciutto. Se ne è asciutto. Sì? Qualche cosa, già sto spazzato. Michele? Michele, vedi che la roba da mangiare deve ritornare al proprio posto. Va bene? Complimenti. Stai zitto. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Che qui c'è fuori sede, storie quasi vere di una generazione di fenomeni. Non credo. Studenti? Ma quando? Studiare solo all'optional che capita ogni tanto. Che serve rinviare 10 mesi a militare. Od un maglione e un braccialetto in cambio di un 18. Sempre fuori casa per gli studi, fuori sede mantenuti. Paganti di una stanza dell'armadio solo un'altra. Niente tipa per stasera, c'è la vigilanza dei vicini. Pronti a beccare subito i casini. Di un gruppo di ragazzi fuori sede. Con pochi soldi in tasca. Fanno sempre festa. Pagare giri di 10.000 a testa. Guadagnano qualcosa grazie ad un cantante sfortunato. Capitato tra le grinfie di sto gruppo disperato. Ed io non ho pretese se potesse avere 1.000 lire al mese. Adesso altro che 1.000 lire.
non ci basta neanche un milione. Stai certa di trovare tutta la felicità, un modesto impiego, io non ho pretese, non ne ho. Voglio lavorare per poter anche trovare tutta la tranquillità. Dire non ci basterà. Quando si incontra una sciampista al bar, la sera che si fa se non si ama ancora la car? Si va nel posto più vicino di tipi fuori sera a far Valdoria. In più di una notte di follia, che vuoi che sia, per il giorno dopo rifare il letto, rifare tutte le cosine nel cassetto, riordinare tutto, fare colazione, poi fino alla sera in facoltà per non saltare manco una lezione. E poi dove si trova il tempo di studiare? Non basta neanche declinare il professore. Quindi da fuori sede zero soluzione. Il ritornello ricanterò. Ricanterò. Se potessi avere adesso altro che mille, non ci basta neanche un milione. Per sperare, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego. Io non ho pretese. Pretese non ne ho. Voglio lavorare per poter al più trovare tutta la tranquillità. Dire non ci basterà. Potessi avere adesso altro che mille lire. FM in collaborazione. Sarei certo di trovare tutta la felicità. Fuori sede zero soluzione. Un modesto impiego. Io non ho pretese. Pretese non ne ho. Voglio lavorare per poter al più trovare tutta la tranquillità. Mille lire non ci basterà.